Che bella ragazzi, la mia macchina, che meraviglia, spettacolo, sono troppo contento. C'è soltanto una cosa che stona in questo panorama. Scendi da lì, vieni. Ci fai nel mio territorio? Il tuo territorio? Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Ehi, mamma, bamboccio! Questa è zona mia! È zona tua, ma stai zitto, dai, sali in macchina. Sali in macchina che ho una cosa per te. Litigare! No, ma quale Vuoi litigare? litigare? No, io sono pacifico, dai, vieni in Vieni macchina. qua, litighiamo! Che fai? Colpa di alito! No, Manu, che hai mangiato? Aglio! Oddio, mi è arrivata una ventata di vento! Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video insieme al mio Cugino Vito! Ma se l'intro la faccio io, quante volte te lo devo ripetere? Sono io che presento te, non tu che presenti me. Io già mi sono presentato. Adesso ti do un colpo di alito. No, 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 basta con l'alito, ti prego. Manu, mi spieghi piuttosto che cosa hai mangiato? Oddio! Le mosche! Cari vichinghi, oggi siamo usciti. In compagnia mi è caduto pure il telefono del mio cugino Manu perché abbiamo deciso di prendere una bella boccata d'aria. Manu, non quella boccata d'aria, quella è una boccata di morte. Dai, proprio oggi che voglio essere affettuoso con te. Togli subito quell'arma dalla mia spalla. Manu, ti prego, cari vichinghi, per l'alito di Manu lasciate un bel... No, un pacchetto di gomme da masticare, che può essere che ti passa. Sto scherzando, ovviamente lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ricordatevi di... Spolliciare come vichinghi! Forse già l'avevo detto, me lo sono scordato. Nel dubbio? Dai, Vito, scendiamo che voglio andare a respirare la natura. Ti prego, Manu, ucciderai qualcuno! Non possiamo uscire così, con quest'alito, ti rendi conto? Ma perché? Perché lo so io! Ok, ma sono finite le mascherine? Ecco a cosa servivano le mascherine! Cari vichinghi, sono stato sfortunato perché ho beccato Manu con quest'alito terrificante, ma allo stesso tempo sono stato fortunato perché insieme a me ho portato una cosa che potrebbe aiutarci, Manu, a far passare quest'alito cattivo, cattivissimo. È qualcosa da mangiare? No, non è qualcosa da mangiare, è qualcosa da bere, ma non so se ti piacerà. Non mi piace questa sci... Manu, ti prego, ti prego! Cari vichinghi! Ho comprato qualche settimana fa una cosa che volevo, Manu, ti volevo far assaggiare una cosa che ho trovato in un negozio. Ci sono due cani che stanno litigando. No, non litigate! Cari vichinghi, come dicevo precedentemente, ho comprato una cosa da far assaggiare al nostro Manu, però durante uno dei nostri video di assaggi. Ma siccome oggi lo stavo venendo a prendere, ho pensato perché non fargli assaggiare questa cosa direttamente a domicilio? Ed è così, caro Manu, che sono venuto da te a portarti questa bibita che potrebbe cambiarti l'alito, anche in peggio. Come sarebbe a dire in peggio? Peggio di così! Qualche giorno fa sono andato in un negozio in cui vendevano cibo importato da tutto l'estero. Guardate ragazzi che cosa ho trovato. Questa bibita giapponese al gusto di pomodoro. Manu, guarda qua, sangaria. Che poi non capisco che cos'è. Tomato Jice, succo di pomodoro, Manu. Che è? No, dai, non fare così. Non fare così, ti piace il pomodoro? È buono! Che reazione esagerata! Mica mi aspettavo tutto questo spavento, Manu! Lo so che fa un po' impressione bere del pomodoro perché di solito si ci fa la pasta. Ragazzi, Manu è letteralmente crollato, guardatelo. Non ho voglia di bere questa cosa. Mi rifiuto. Dai, Manu, ma non puoi tirarti indietro! Noi due assaggiamo sempre di tutto! Abbiamo fatto anche di peggio! Peggio di questo? Mi sembra impossibile. Dai, ma che sarà mai? Guarda, bibita al pomodoro, guarda che bella. Aspetta che c'è pure scritto qua, pomodoro 100%, Manu! Anche tu stai diventando un pomodoro, guarda, sei tutto rosso. Mi sta venendo la febbre, Vito. Non posso pensare a questa cosa, mi sento male. Ok, Manu, facciamo così, ti accompagnerò anch'io in questa esperienza. D'altronde anche a me faceva un po' impressione, però dai, assaggiamo, l'ho portato due bicchieri. Vai, forza, Manu! Piano piano, Ragazzi, sono emozionato. Oh mio Dio! Versa qui. Versa qui. Oh, sembra sangue! Guarda quanto è fluida!
Vito, c'è puzza di pomodoro. Si sente il pomodoro? Buono, buono, mano, non emettere più, ti prego. Oddio! Ragazzi! Odorate. È letteralmente passata di pomodoro. Ragazzi, è pomodoro, cioè è pomodoro frullato. Questo qui andrebbe cotto, andrebbe fatto tipo con la pasta, andrebbe salato, andrebbe pepato. Mi sta venendo da vomitare soltanto con l'odore, quindi figuriamoci col sapore. Allora Manu, dobbiamo essere coraggiosi, mi raccomando, dobbiamo bere, dobbiamo assaggiarlo. Insieme. Insieme lo dobbiamo fare. Insieme. Ok, va bene, insieme. Manu dice insieme, vieni qua, avvicinati Manu che non ti vedi bene, vieni. Cin cin. Fino alla fine insieme. Che c'è? No, Manu! Oh! Aspetta, fermo! Io l'ho assaggiata pure, mi è arrivata una punta di acidità incredibile! Oh, oh, Manu! Oh, oh! Non fare scherzi, eh! Esci fuori se devi fare così! Fermo, a te non la buttare, Manu, perché finisce la macchina, eh! Come stai? Oh! Stai bene? Stai piangendo! Oh! Non mi far sentire in colpa! Guarda che pomodoro! Non ti ho avvelenato! Ragazzi, è la cosa più brutta! Più brutta del mondo! Dai, non esagerare, non essere così drammatico! Non ho mai mangiato qualcosa di così disgustoso! Caspita, ti ha proprio ferito questa cosa! Ti ha fatto male! Dai, un altro sorsino, dai! Ma sei impazzito, manco morto! Dai, un altro sorsino è un peccato! Assaggiala, dai! No, tu sei pazzo! Allora, facciamo così. Se ne assaggi un altro sorso, la prossima volta ti porto al Mac. Aspetta, veramente mi porti al Mac? Certo, ho mai distrutto una promessa io, ho sempre mantenuto tutto! Dai, pensaci bene, Manu! Uno sforzo per poi avere una ricompensa. Vito, ma è troppo disgustosa! Dai, un altro sorso, dai! Ce la puoi fare, Manu! Ok! Vai, Manu! Sei tutti noi! Oh! Oh, che c'è? Un tovagliolo? Manu, stai fermo, non fare scherzi! Aspetta, aspetta! Oh, Manu, che stai combinando? Non mi sporcare! Che schifo! Che schifo! Dai, ti sei sporcato tutto! Pulisciti! Pulisciti il mento! Ma no, a vomitare in macchina però! Ma stai scherzando? Dammi sto bicchiere, dammi, va! Non ti sporcare! E non sporcare la macchina! Che schifo! Manu, non fare così! Dai, è andata bene! Ci hai guadagnato un Mac a gratis! Che ogni volta cerchi di scroccare il Mac a spese mie! Stavolta te lo offro di mia spontanea volontà! Ragazzi, mi fa troppo ridere! Dai, Manu, hai visto che ti ho fatto bere la passatina di pomodoro? Ragazzi, incredibile, il nostro Manu è veramente molto provato per questa bibita che ha bevuto. Vi dico la verità, non si poteva assolutamente bere, almeno noi non siamo abituati, non è piaciuta per niente. Se devo dare un voto, 0,5. Forse il voto più basso che ho dato da quando facciamo questi assaggi strani. Manu, tu che voto dai? Ma non avevo dubbi, Manu. Ti rendi conto? Mi hai fatto vomitare in macchina. Ma dai, per un po' di vomitino! Un po'! Giusto un pochino di vomitino, meno male che non mi hai sporcato niente! La prossima volta che andiamo al Mac, non ti faccio comprare due Happy Meal! Ma tanto il Mac! Per un po' di pomodorino grattugiato, ma smettila! Dai, però in compenso, un po' l'alito ti è passato! Adesso sei di pomodoro, che fa pure peggio! Dai, cari vichinghi, ci sta, dopo tutte quelle che mi combina, ogni tanto te la faccio pure io una. La prossima volta ti faccio assaggiare una cosa buona, dai, promesso. Ti compro qualcosa di buono come quei bastoncini che abbiamo assaggiato quelli con gli arachidi. Ti ricordi? E fammelo un sorriso. Che sorriso finto. Guardalo. Che sorriso finto. Ovviamente, cari vichinghi, ricordatevi di seguirci su tutti i social se volete rimanere aggiornati sui prossimi video. Attivate la campanella, ragazzi, perché altrimenti non saprete mai quando pubblicheremo un nuovo video. Per questo video di oggi è tutto, noi ci rivediamo ad un prossimo video e ciao! Wow!